chiama? Mi chiamo Maria Di Staso. Che lavoro fa? Casalinga. Quanti anni hai, diciamo, no? Sì, sì, 47. Quindi Margherita di Savoia, provincia di? Di Foggia, di Bitti, anzi, Barletta Andria Trani. Prima cos'era, Foggia? Prima era Foggia, sì, in Puglia, naturalmente. Quindi presidentessa dell'ultimo studente. Della Salinis, eccola qui. Sì, ma mi ripeta sto nome che io non... Salinis, ma... Chi è Salinis, cos'è? È uno sponsor o una società? È la mia città, è chiamata in dialetto, diciamo, in Salento. Cosa vuol dire Salento? La Salina, abbiamo la Salina. Ottimo, adesso sono arrivato. Senta, quanto costa vincere uno scudetto al femminile? Parlo di spese, cioè, anche perché se lei sta a Milano è un conto, ma Margherita di Savoia, gli spostamenti, eccetera. Costa tanto. 100.000 euro? Di più. 200? Di più. 400? Un po' di meno. Quanti ne ha messi di tasca sua? Tanti. Allora tanti. Il marito? Il marito è qui, era il presidente della maschile. E lui? Sì. Ah, fantastico. Come si chiama? Salvatore Forte. Che attività ha? Che imprenditore è? Lui faceva il ragioniere. Il ragioniere? In una ditta. Senta, quanto ha pianto per la mancata iscrizione per i corsi? Tanto. Ci credo, tanto. Io scherzo. Ho dato alle mie ragazze che adesso... A Falconara? Tre a Falconara, una alla Lazio, quindi le ho un po' divise e sono venuta, dato che mi è mancato, sono venuta a vederle. Anche perché sono ancora campionessa d'Italia, quindi... Chi è la favorita adesso? Falconara per lo scudetto? Quindi è Marche Ancona, no? Falconara Marittima. Quella del volley di quando ero bambino, insomma. Di quando... Anche lei. E emozioni? No, per lo scudetto e non per le altre. Ah, per lo scudetto tutte, abbiamo fatto una grandissima lui è il presidente, festa. No, Pergamini? Lui è il presidente, sì. Così lo adocchio, lo penso mentalmente. E quanto è stata presidente? Quanti trofei ha vinto, presidentessa? Lo scudetto tantissimo, poi abbiamo vinto tante coppe. Quante coppe? Due. Italia? No, un regionali. No, vabbè, perché Supercoppe la fate, no? Coppa Italia. Le abbiamo fatte, ma le abbiamo perse. Coppa Italia le ha fatte, sì. Sì, sì. Quindi... L'ultima era con il kickoff e ha vinto il kickoff in casa, tra l'altro. Chi è il kickoff? Che paese è? Milanese. Ah. Quanti anni ha? Lui? Lui ne ha 10 e da quando era piccolino era... È meglio che non lo faccia vedere in video, via. Infatti. Ecco, questo. Quanto le mancano le sue ragazze? Tanto. Quanti figli ha solo lui? Tre. Come si chiamano? Quanti anni hanno? Felicia, la grande, 17 anni. Come si chiama? Felicia, 17 anni, adesso gioca nel Biceglie. Poi? Poi io, Francesca, 12 anni e lui 10 anni. Cosa fa Felicia? Studia che cosa? Studia, che terzo cosa? Anno linguistico. Poi, mi faccia pensare. Ma quanti anni ha fatto la vostra dirigenza? Tanti. 20? No, così tanti no, però sono 9 anni, sì. Senta, ma come fa? Adesso quanto le manca questo suo? Manca tanto, tant'è vero che... Ma i capelli blu ce li aveva anche prima? Sempre, sempre. Mi chiamavano la presidentessa pazza. La squadra erano rosa e nero, quindi... Rosa e nero? Rosa e nero. Qual è la più grande pazzia che ha fatto in questa. Vita sua? Quale? Ah, bello. Senta, la mia squadra. Adesso poi, perché ho paura di dire queste cose della reazione del marito, che dopo mi faccia cancellare... Lui lo sa, non mi conosce. No, ho paura che dopo mi facciate cancellare i video, ma... Ma è pazza anche da quel lato, quello? Quindi anche da quel lato, veramente? Quello? Quanto è alta, me lo dice? 1,53. Quanti chili è, me lo dice? Sono cattivo, 65. Vabbè. Ah, ecco, aspetti che...